Tommaso Moretti, ti abbiamo fatto un servizio venerdì e il titolo era dal precariato al posto fisso, insomma possiamo ribadire questo concetto anche oggi, grandissima prestazione. Io non ribadirei questo concetto perché, come ho già detto qualche giorno fa, non esiste né il precariato né il posto fisso. Purtroppo, ripeto, il mister fa le sue scelte in base anche alla forma di ognuno di noi, quindi adesso sto giocando, cioè è la seconda partita, quindi naturalmente spero di giocare ancora, però non esiste né il precariato né il posto fisso. Massimo Bonanni, un sinistro splendido che ha deciso la partita, tre punti importantissimi, insomma ribadiamo questo concetto, era importante sbloccarsi in trasferta. Sì, era molto molto importante per noi, tra virgolette, sbloccarci. Sapevamo che era solamente una questione di concentrazione, penso che oggi come domenica scorsa abbiamo dimostrato tutti quanti che questa squadra può fare bene. Oggi siamo stati concentratissimi per 100 minuti e sono molto contento, molto molto contento. Pescara primo in classifica, almeno fino a domani sera, in solitario primo in classifica, insomma una bella soddisfazione. Sì, bella. È una soddisfazione splendida, io sono molto contento, spero di continuare così, tutta quanta la squadra, di continuare a fare calcio e poi adesso che siamo là davanti speriamo di restarci il più possibile, faremo di tutto perché questo avvenga. Fabrizio Michesi, una vittoria importantissima forse perché il Pescara si è anche sbloccato in trasferta, stava diventando un po' un tormentone negli ultimi tempi. Sì, io credo che oggi abbiamo vinto una delle partite più difficili tra quelle che non siamo riusciti a vincere e questo va a merito dei ragazzi, a merito dell'allenatore. Era una partita difficile perché loro sono molto fisici, poi loro venivano da un periodo non fortunato in termini di risultati, volevano far bene, hanno finito la partita con i crampi, ce l'hanno veramente messa tutta su un campo difficile da giocare perché era molto irregolare. La squadra secondo me ha dimostrato l'atteggiamento giusto, il piglio giusto, proprio l'atteggiamento si deve avere che qualche altra volta abbiamo avuto ma non siamo stati premiati, oggi siamo stati premiati anche dal risultato. Pescara da solo primo in classifica, almeno fino a domani sera, una bella soddisfazione. Sì, noi siamo contenti, ma siamo contenti soprattutto perché la squadra sta facendo bene. Non è l'essere primi, l'essere secondi ci cambia la vita, quello che conta non sono questi i primati al 25 di ottobre, quello che conta è più avanti, però dobbiamo andare avanti con questo spirito, perché cambiare, perché perdere la dimensione con il quotidiano, noi dobbiamo andare avanti settimana a settimana e poi è chiaro, quando vinci sei più felice e quando non vici, qualche rammarico c'è sempre. Sì, non so se il nostro operatore può inquadrare la classifica lì. Pescara è primo almeno fino a domani sera da solo, si sta bene lassù, mister. A me piace stare sempre lassù, io sono, grazie a Dio, ho avuto la fortuna di stare nel calcio che conta, quindi anche questi campionati. Però è bello vederlo lì, è bello soprattutto per i tifosi, mi fa piacere, ancora oggi hanno dato dimostrazione veramente di attaccamento a sta squadra e quindi lo meritano. Lei aveva detto non dobbiamo essere frenetici in questa gara, dobbiamo giocarcela tranquillamente. Infatti il primo tempo l'hanno interpretata molto bene, poi sai loro fisicamente avevano queste torri davanti che ti creavano sempre problemi ogni palla che arrivava, però con molta attenzione, molta concentrazione sono riusciti a bloccarli. È stato bravo in una o due situazioni Torepina, ma lo sappiamo, bisogna soffrire insomma in questi campionati, mi sembra vincere. L'ultimo quarto d'ora si è sofferto un po', però ci sta. È normale che tutte le altre squadre alla fine buttano sempre palle lì, poi ci sono calci d'angolo e palle inattive, ti possono creare problemi. Rispetto alle altre partite fatte in trasferta, beh, finalmente l'abbiamo chiusa. Di solito si andava sempre in vantaggio, noi siamo andati sempre in vantaggio. Sì, noi abbiamo già fatto. Questa volta l'abbiamo mantenuta fino alla fine.